diceva un saluto finale, il nostro programma è un saluto, sarà non certo un intervento conclusivo. Solo poche sensazioni di questa, su questi due giorni. Avevo aperto l'intervento di ieri parlando di un lavoro difficile e di tempi difficili. Beh, dopo questi due giorni io credo che si possa dire difficile sì, ma non impossibile. Credo che questo possa essere la sensazione con cui noi usciamo. Perché non impossibile? Perché c'è il sottostante, perché ci sono le idee, perché c'è la capacità di vedere i problemi di oggi. Io credo che noi di errori ne abbiamo fatti tanti, figuriamoci, ne abbiamo fatti un'infinità, ma non nella costruzione di questi due giorni. Il programma, così come è stato concepito, con le sue sessioni, con la mattinata interessantissima di ieri sui migranti, il discorso sulle città, il discorso sulle battaglie politiche, il referendum, quello sulle forme della politica, e questa non è una tavola rotonda, è una tavola lineare di stamattina, ma interessantissima. Ebbene, ci permettono di mettere a fuoco con chiarezza quali sono i problemi, le coordinate lungo le quali noi dovremmo muoverci nei prossimi mesi. Io ne vedo tre lezioni con cui esco da questi due giorni, faticosa ma ricchissima e non scontata. La prima è che dallo spazio europeo si vedono i problemi politici veri. Il punto di osservazione in alto e lo sguardo largo ci permette di uscire dalla nebbia della situazione italiana, nella quale, oltre alla disperazione, oltre alla sensazione di una decomposizione che avanza e di un embrione di regime che si costituisce, è difficile capire quali siano le tendenze vere e profonde. E beh, guardando lo spazio europeo ce l'abbiamo. Si colgono intanto i nessi tra i diversi livelli di crisi, si colgono i nessi che legano la crisi dei migranti, che non è solo crisi umanitaria, è crisi di civiltà nel suo senso più completo, con la crisi sociale ovviamente, con la crisi economica, ma anche con le sfide strategiche che si pongono, la questione Grecia-Turchia e tutta la questione del ruolo che viene assegnato da questa Europa e dal baricentro di questa Europa alla Turchia, chiama in causa questioni strategiche che ci portano direttamente nel cuore delle guerre contemporanee, e questione morale, sono strettamente legate, e questo appare è apparso con molta chiarezza in questi due giorni. Mi pare che stamattina sia emersa con molta chiarezza la conferma di un'Europa non congelata nei suoi assetti di potere, ma di un'Europa nel pieno di una sorta di terremoto, forse non clamoroso, non rumoroso, ma fortissimo. Io sono d'accordo con quello che diceva Paolo Ferrero, di come la crisi coinvolga il centro dell'impero, di come questa Europa stia vivendo una fase di scomposizione che cambia il quadro rispetto a quello che avevamo di fronte appena 7-8 mesi fa, a luglio del 2015, quando sembrava che l'egemonia tedesca centrale chiudesse l'Europa nella morsa dell'austerità, che aveva come agnello sacrificale, come capro espiatorio la Grecia, ma che affermava un blocco di potere difficile da scalzare.
Oggi quello stesso centro europeo, quello stesso asse del nord è saltato di fronte al problema dei migranti e ha rivelato tutta la povertà di proposta, di visione strategica che aveva, egemonia statale, dicevamo ieri, crisi di egemonia della Merkel e della Germania in Europa, e tendenze centrifughe a livello di relazione tra stati, e crisi di egemonia culturale, anche qui il neoliberismo che sembrava la gabbia di ferro che chiudeva l'Europa si sta rivelando in qualche misura autodistruttivo, sta segando il tronco su cui poggia nel momento in cui innesca una crisi verticale del ceto medio europeo, confermata stamattina dalle analisi che venivano fatte. La doppia cultura liberal-liberista e social-democratica è in crisi nei suoi due poli, nel suo asse. È in crisi perché produce piuttosto nell'impoverimento, nella paura, spinte nazional-socialiste che mettono insieme il peggio dei due poli. E quando si parlava della Le Pen, che non è la destra antica, che è una nuova destra molto più vicina al nazionalsocialismo che non al fascismo razzista di Le Pen padre, beh, si diceva questa cosa qua, che è questo fantasma scuro che sta crescendo in Europa. Ma questo significa appunto che noi saremo immersi in una guerra di movimento, non in una guerra di posizioni, in una guerra di movimento in cui occorrerà momento per momento avere la lucidità per capire quali sono le scelte giuste, le proposte giuste, le iniziative giuste. Noi nei prossimi mesi avremo molto da lavorare, almeno una cosa possiamo dirci, non saremo dei disoccupati politici, le cose da fare saranno tante, a cominciare dai referendum, a cominciare da quello più vicino, su cui bisognerà portare, tirandoli se necessario per i capelli, gli elettori a votare, perché bisognerà portare il maggior numero di elettori e di elettrici possibili ai seggi per il referendum sulle trivelle, per la Costituzione, per contro l'Italicum, per i referendum sociali. Non avremo un minuto da perdere, e dentro ci saranno le amministrative, che saranno quelle che ci daranno la prima risposta se il nostro progetto era giusto oppure no, se può avere le gambe per camminare oppure no, dal risultato che avremo a Torino, dal risultato che avremo a Bologna, dal risultato che avremo a Roma se si riesce a condurre in porto la candidatura di Stefano Fassina senza che il fuoco amico lo tronchi a metà. Se riusciremo a far vedere anche a chi non ha voluto vedere, non vuole vedere, quanto l'unità paghi, e speriamo anche a Milano che questo funzioni. E questo sarà da giocare qui sul terreno, qui si farà la nostra mobilità per certi versi, tutti insieme, avremo fatto un bel passo avanti. Ma questo non ci esime dall'affrontare l'ultima questione che è stata posta dall'ultima sessione della giornata di ieri, la questione delle forme della politica. Partecipato, nonostante loro, hai ragione ad averlo sottolineato, interessantissima, perché ci dice una cosa che in parte contraddice quello che diceva Curzio, che il problema è il programma e non è l'organizzazione, no. L'organizzazione, le forme organizzative, le forme che ci si danno non sono separabili, lo si diceva ieri, dalla cultura, dal progetto culturale che c'è dietro, dalla capacità di visione
e naturalmente dalle idee, dal programma. Idee e strutture, forma e sostanza non sono, sempre ce lo dicevano già gli antichi, forma e sostanza siano legati. E oggi la forma non può essere da nessuno data per scontata. È stato un errore aver immaginato di aver risolto il problema organizzativo e di poter andare avanti. Veniva fuori con chiarezza la non separabilità dell'analisi della società, dei livelli di frammentazione, della domanda di partecipazione. Come si fa a dare contemporaneamente una risposta positiva alla formidabile domanda di partecipazione che ci viene dal sociale e contemporaneamente misurarci con l'alto grado di frammentazione che questo stesso sociale ha? Si tratta di combinare livelli complessi, fare i conti con una complessità. Ebbene, io credo che noi dovremmo mettere al centro della nostra riflessione, dobbiamo uscire di qui con l'obiettivo di discutere a fondo di questo e di trovare soluzioni. Noi in fondo dobbiamo anche incominciare, noi di altra Europa, dobbiamo incominciare anche a prenderci un po' cura di noi da questo punto di vista. L'avevamo messo un po' in secondo piano, pensando che sottolineare il problema organizzativo fosse uno spettacolo al processo unitario. Diciamolo sinceramente, voleva essere un atto di generosità nei confronti degli altri protagonisti del processo unitario. Pensavamo di essere portatori di una meta proposta e che quindi non dovesse essere racchiusa in un progetto organizzativo per non fare un'altra piccola casa tra le altre. Io credo che a questo atteggiamento non dobbiamo rinunciare. Noi dobbiamo continuare a pensare il nostro processo come un processo di tutti e per tutti, è aperto a tutti, ma dobbiamo anche ragionare su quali forme della politica e del nostro progetto darci, aperte, plurali, che non chiudano a nessuno, ma che ci diano rispetto. Dobbiamo essere in grado di selezionare una classe politica dotata di etica della responsabilità, non per niente ieri. Ho chiuso citando Max Weber che parlava dell'etica politica come etica della responsabilità. Cosa vuol dire avere un gruppo nel quale chi si impegna sa di rispondere a una comunità e di essere portatore di un progetto collettivo, non individuale? Come si fa a costruire un processo organizzativo che costruisca gli anticorpi contro le tendenze narcisistiche che stanno nell'aria, che si respirano nell'aria? Io credo che su questo noi dobbiamo lavorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sapendo che andremo a una scadenza di verifica, tra virgolette, congressuale per delegati, come abbiamo fatto un anno fa a Roma, e dovremo riverificare lo stato di salute del nostro corpo sociale e del nostro progetto, sapendo che non intendiamo chiuderci, che non intendiamo costruire un'altra microformazione, mantenendo fermo lo spazio europeo come spazio di riferimento. E rispetto a questo l'appello all'adesione individuale di massa al partito della sinistra europea è un segno forte di progetto, di progettualità, in cui ci si scrive non come italiani che stanno in Europa, ma come europei. Io vorrei iscrivermi al partito della sinistra europea come cittadino europeo, che poi è anche italiano, così come sono piemontese oltre ad essere italiano, ecco, sono italiano per essere europeo. Però con questo spirito e sapendo che la mia battaglia si gioca. Ecco, io credo che questi siano gli appuntamenti che ci aspettano. Lo ripeto, non siamo gente che non saprà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi cosa fare. Il problema è stare insieme, difendere fino in fondo la nostra dimensione collettiva, resistere alle tendenze all'individualismo e alla trasformazione in atomi predatori che vorrebbe il neoliberismo che entra in noi, e andare avanti.